Un anno in cui si è definita una nuova identità del Partito Democratico in Abruzzo, basato su tre temi fondamentali: salute, lavoro e conoscenza. Così nella conferenza di fine anno Michele Fina, segretario regionale del PD. Siamo tornati ad essere primo partito nel paese e in Abruzzo. Per noi naturalmente è una responsabilità che ci ha fatto scolpire meglio il nostro profilo e la nostra identità. Partito della salute, a tutela dei cittadini contro la pandemia, a sostegno della scienza, della ricerca. Il partito del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo abbiamo dato vita alla conferenza che mette insieme 100 donne e uomini che vivono il mondo del lavoro, dal commerciante all'operaio della fabbrica in crisi, e il partito del sapere, il partito della conoscenza, della scuola, della formazione, per questo il comitato delle idee fatto di altrettante personalità, 100 del mondo dell'università, della cultura, ma anche del sindacato, dei corpi intermedi, dell'impresa, insomma. Vogliamo essere questo a sostegno dell'Abruzzo, a servizio dell'Abruzzo. Di fronte a noi un presidente della regione che invece è a servizio del suo capo partito. Ancora in queste ultime ore non dichiarazioni sui problemi di questa regione, sulle prospettive, sui progetti, ma sulla necessità di fare la Meloni presidente del Consiglio, su chi secondo lui dovrebbe essere presidente della Repubblica. La ricostruzione della classe dirigente attraverso i circoli territoriali è la strada per creare un'alternativa al governo regionale, per cui si andrà alle elezioni nel 2023. Ma ancor prima ci saranno le elezioni amministrative nel capoluogo di regione. Solo ieri una nota del centrodestra del Comune dell'Aquila rimarcava, bollandola, un'autocandidatura all'elezione a sindaco dell'Aquila di Stefania Pezzopane. La destra farebbe bene a pensare ai fatti suoi, perché ha ovviamente già il candidato essendoci un sindaco, mentre il centrosinistra ha lanciato l'idea di una grande coalizione e attorno al tavolo del centrosinistra si sono riuniti in tanti, ci stiamo riunendo in tanti, tante forze politiche, tante sigle civiche. Naturalmente ora è il punto di scegliere il candidato. Molte di queste forze politiche, molte persone, tanti cittadini mi hanno chiesto di mettermi a disposizione ed io mi metto a disposizione. Quando l'Aquila chiama, io ci sono sempre, ci sono per fare gli emendamenti, per fare le leggi e, se serve, per fare una battaglia, per vincere però. Il fatto che ci siano personalità importanti e tante forze che vogliano essere anche qui alternativa a disposizione del tavolo di coalizione, i partiti del centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, adesso dovrà essere il tavolo a raccogliere tutte le disponibilità a partire da questa e a decidere insieme come selezionare, ma anche e soprattutto quale progetto per questa città.